Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vedete sto salendo in macchina. E cosa faccio quando salgo in macchina? Vado a fare la spesa. Sono arrivata a casa, è passato un bel po' di tempo comunque. Iniziamo da Wawa. Da Wawa ho preso questi stickers che sono fatti così a pallini, mi servono per le carte fedeltà delle mie clienti per segnare i punti. Poi questi post-it, perché Giorgia mi ha varato questo fucsia, però così almeno lei si tiene i suoi, io i miei, che mi servono invece ad attaccare sempre per il lavoro di Vrochet sull'album con scritte le date di invio dell'ordine, così almeno le clienti lo sanno e anche se poi mando il messaggio su WhatsApp per ricordarlo, però almeno ce l'hanno scritto. Lo scotch per, non mi ricordo perché l'ho comprato, per foderare le carte fedeltà delle clienti. E poi ho preso questo accendi fuoco con l'affare qui che si muove così, perché appunto per quel fornello, perché esce il gas, ma secondo me non funziona più la petrina. Allora, lo scotch l'ho pagato 90 centesimi, l'etichetta adesiva 60 centesimi l'uno. Questi post-it 1 euro e questo 1,90 euro. In tutto vi faccio vedere, avrei speso 5 euro. Io avevo un buono che mi avevano dato tempo fa da 5 euro e quindi ho pagato 0. Anche questo comunque è risparmio. Poi invece arriviamo al Gulliver. Al Gulliver ho preso due confezioni di biscotti, questi qui, 6 cereali della Nipiol, che ho usato il buono da 50 centesimi. Poi invece poi ho preso gli omogenizzati, ho preso, vi lascio poi lo scontrino in fondo così vedete tutti gli sconti e tutti i buoni che ho usato. Ho preso Nipiol vitello 2, poi manzo, pollo vitello e pollo 2 2 2 2 2. I dadi ho preso questo classico della Knorr e quello vegetale, sempre della Knorr perché sono senza glutine. E poi come omogenizzati di frutta ho scelto, ne ho presi 4 di pera, 4 di frutta mista e 4 di mela.
E questa qui è tutta la cosa, cioè a parte questi che sono, diciamo, per Gabriele e Maurizio, queste qui sono le cose che ho preso per Pia. Ho fatto un po' di scorta, tanto adesso andiamo nel freddo, minestrine, gli omogenizzati li mangio abbastanza volentieri a merenda, anche con i biscotti schiacciati dentro, è felice, cioè le piacciono. E quindi le ho preso questi qua, appunto, e così almeno anche lei per un po' è a posto. Adesso passiamo alla spesa più grande che è quella dell'Eurospin. Allora, cominciamo con il latte parzialmente scremato e ne ho presi 12. Poi 8 di fiocchi di latte, 2 confezioni di cavolini di Bruxelles, di carote ne ho prese 8 confezioni, 5 finocchi, sono medio grandi insomma, un sacchettone di patate da 4 kg. Andiamo a vedere, sì, 4 kg, quello che prendo di solito. Come insalata ho preso la valeriana, la pan di zucchero, la misticanza, cuori di iceberg e questa che abbiamo mangiato oggi a pranzo, l'insalata mista, è già andato via mezzo pacchetto. Poi il lattughino, 3 di carotine a julienne, 3 broccoli, 4 avocado, 2 pacchi di würstel, 9 confezioni di pancetta affumicata a cubetti, 4 confezioni di crescenza, un taleggio, 3 confezioni di bruschetta, questa qui con le fettone grandi, 3 di ricotta fresca, i croccantini per Olivia. Abbiamo preso, cioè ho preso queste qui ricche di pollo con tacchino. 2 pacchi di mozzarella, queste qui erano in offerta, 1,99 euro, 4 per 125 grammi. E poi 2 confezioni di ananas in pezzi. 2 confezioni di questa polenta gialla pronta da scaldare da aggiungere a quella che abbiamo già da mangiare con quel sugo buonissimo di salsiccia che vi ho fatto anche la videoricetta. 4 bottiglie di passata di pomodoro. Poi un tonno piccante, questo qui all'olio vegetale. Una crema bigusto nocciole e latte. Una crema alla nocciola, una marmellata alla pesca, una marmellata alla fragola, una marmellata, questa qui è mirtilli neri bio, è buonissima, 2 di formaggio grattugiato, questo qui è italiano. 2 confezioni di birra senza glutine, 3 per 33 cl. Poi i succhi mela e banana e alla pera. Poi succo e polpa di albicocca, pesca e ace. Tu non vai a scuola, non li puoi bere. E poi marmellata alla ciliegia. 4 confezioni di pasta sfoglia, questa qui rotonda. Questa diciamo giallina, uno di bastoncini di merluzzo croccanti in forno senza glutine, uno di bastoncini di merluzzo, questi qua 30, questi qua li andiamo a mangiare subito stasera, 4 di questa margarina ridotto tenore di grassi 100% vegetale che è anche senza glutine ed è buonissima, meravigliosa da spalmare sul pane con sopra la marmellata, facile anche perché possono usare i bambini perché è proprio morbida.
Mi sono innamorata e quindi la comprerò sempre. Poi una scamorza, questa qui normale, un burro da 500 grammi, due mozzarelle di queste qui per pizze e panini da 1 kg, una maionese da 500 ml, tre di questi misto funghi trifolati. E tre di questi funghi trifolati verdi nella confezione verde. Poi una margarina, una scamorza affumicata, quattro pappe per il cane. Ne abbiamo prese due a manzo e due pollo e tacchino. Due di questi formaggio dolce pasta filata simil galbanino, quattro pezzi di fontina. 3 barattoli di olive verdi denocciolate, 3 barattoli di salsa tonnata, arrivo, 4 barattoli di piselli fini, 2 confezioni di zucchero bianco, 5 confezioni di tonno al naturale, una rete con 4 teste d'aglio, 4 confezioni di spalla cotta, 4 pappe per i gatti, pollo e tacchino, pesce, manzo e selvaggina. Mi ostino a dire gatti, ma è rimasto solo Manuel, quindi altro che gatti. 3 confezioni di gorgonzola DOP dolce. Tre confezioni di grana padano DOP grattugiato. Mi sembra 6. Vaschette di prosciutto, questo qui alta qualità, fresche fette. Due confezioni di specking stick. Due confezioni di fave. Queste qui da 300 grammi che sono secche, secche, spezzate ed decorticate. Io le lavo bene bene prima, comunque, come si fa, e poi le immergo e vado a cucinare in base alla ricetta. Le ho provate l'altra volta, ci sono piaciute molto, perciò le ho riprese. Poi due pacchi di pane, questo qui americano per sandwich, una bottiglia di rum bianco, una bottiglia di brandy, poi tre confezioni di coscette, questa qui da 2,46 euro, poi questa da 2,49 euro e quest'altra da 2,40 euro. Salsiccia, 2,99 euro. 2,85 euro, 3,31 euro e 3,51 euro. 3 confezioni di pancetta arrotolata, questa qui rotonda da 100 grammi. Poi della lonza, delle sottilissime di suino, 2,06 euro, 2,21 euro, 2,14 euro, 2,19 euro. E 2 euro, ah, ce n'è ancora 2, 2,25 euro e 2,06 euro. E per ultime delle sottilissime, e c'è 1,97 euro, 1,90 euro, 1,83 euro e un'altra da 1,83 c'è molto importante per la mamma. 7 confezioni di uova fresche da allevamento a terra, sconcini in salsa multibox per il micino. E poi, che era di nuovo in offerta, un bottiglione d'olio di oliva, questo qui da 5 E litri. poi mi sono fatta tentare e ho preso questo alberello in legno. Là sì, vedete di nuovo là. Il mobile sporco perché Pia ha deciso di pasticciare. Comunque ho preso questo bellissimo alberello in legno, veramente molto molto carino. Poi ho preso questa stellina di Natale che già... Oh, scusate.
piena dei peli del gatto, guardate. Cioè, sia la stella che l'albero, è veramente bellissima. Poi ho preso questi bianchetti perché servono a me, Manuel e Giorgia. Sempre come decorazione ho preso questa borsettina a pupazzo di neve. E poi per me ho preso questo maglione che adesso indosso e così ve lo faccio vedere com'è indossato. Per finire ho preso queste patate rustiche grandi del risparmio della marca Delizie del Sole e le ho prese perché sono senza glutine, sono 1,5 kg per noi, vanno benissimo. E poi queste altre patatine fritte che vanno bene anche in forno e anche queste qui vi faccio vedere. Se magari lo mettessero in un posto più felice, sono senza glutine. Poi due minestroni surgelati, questi qui da 1,5 kg, tre confezioni di manzancolle tropicale, sono le code, sgusciate precotte, di spinaci porzionati. Poi due gelati di questi qui alla soia variegato al cacao, che visto che sono senza glutine ne ho preso uno per Maurizio e uno per Gabriele. E poi questi cornetti alla panna, questo qui delle nostre stelle Dolciano. Questa qui è tutta la spesa che ho fatto all'Eurospin. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like e ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!